09 TV. E siamo a Palazzo Nicolaci, a Noto, per un evento che si inserisce nell'ambito della rassegna Leggere è ed è, senza accento, un gusto. Perché in effetti leggere tutto questo è un grande piacere, il più grande che si possa immaginare, ma è anche la possibilità di immettersi nei sapori che alle volte caratterizzano anche una buona lettura. In questa occasione particolare, ce lo spiegherà bene Cettina Raudino, abbiamo il piacere di presentare un carteggio di Federico De Roberto ed Ernesta Valle e abbinare questo scambio di lettere focose e appassionate tra due personaggi davvero memorabili della nostra letteratura italiana, unitamente ai sapori nostrani, a tutto ciò che rappresenta e caratterizza anche il sangue che scorre nelle vene di questo focoso siciliano che è De Roberto e che scopriamo attraverso il nostro epistolario. E allora, due parole su questa bella rassegna e sull'evento che ci accompagnerà questo pomeriggio. Allora, leggere un gusto è con accento / senza accento, è in qualche modo il proseguimento della rassegna che l'anno scorso abbiamo dedicato all'incontro con gli scrittori, che si intitolava Peccati di lettura. Sono dei titoli chiaramente accattivanti che in realtà hanno lo scopo di attrarre il più possibile della gente nella magia, nell'alchimia che esiste all'interno della scrittura, così come in qualche modo un'alchimia, un cucinarsi degli ingredienti può fare il paio con l'attività del cuoco, dello chef. Ecco perché l'idea dell'organizzatrice Giusy Farina è stata quella proprio di aprirci al tempo stesso alla realtà enogastronomica del nostro territorio e quindi di abbinare uno scrittore e la sua opera ad una degustazione che abbiamo chiamato letteraria, proprio perché pensiamo che tra i sensi e l'aspetto cerebrale di cui si nutre la lettura ci sia una forte connessione, quindi leggere in qualche modo ammiccare anche a tutta quella sfera emozionale che rimanda appunto alla sensorialità e al gusto, ci era sembrata una cosa decisamente carina da sposare. Poi in fondo lo scopo qual è? È quello di sviluppare, di incentivare, di implementare il piacere della lettura e di avvicinare tanta più gente possibile al libro, un oggetto a cui questa amministrazione, un oggetto, un simbolo, un mondo a cui questa amministrazione tiene tantissimo. Quindi se c'è un modo più così accattivante per incontrare più gente su questo argomento, perché no? Mi è sembrata un'idea molto, molto simpatica. E poi questa sera, accanto ai due autori, Sara Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, abbiamo anche due attori che reinterpreteranno le voci di Federico De Roberto ed Ernesta Valle. Di chi si tratta? Sì, allora abbiamo voluto in effetti il meglio per questa presentazione, quindi abbiamo chiesto ad Alessandra Costanzo, che ha accettato, devo dire, con grande entusiasmo, con il cuore e con quello slancio che la contraddistingue, di leggere la parte dell'epistolario che riguarda la Valle, mentre la voce maschile sarà di Salvatore Tringali. E allora non ci resta che ascoltare e leccarci i baffi. Esatto. Martedì 9 aprile 1901. Che festa! Che festa! Tre lettere di Nuccia per tre giorni di seguito. Non le speravo, non le aspettavo. Temevo che la malattia di Bucciu, le cure, le brighe che tutti le danno, le avrebbero impedito di venirsene da me, di starsene con me. E invece Nuccia mia ha trovato tempo e modo di darmi sue notizie, di dirmi tante cose belle, buone e care. Lì ho il rimorso di non avere scritto quanto lei, ma tu, Nuccia mia, sai qual è la mia condanna, quanta carta devo quotidianamente imbrattare. Ogni giorno mando fasci di lettere ai due Albertini ed anche stamani, appena levato, ho dovuto scrivere 5 recensioni, sfogliando libri di versi e di prosa, di filosofia e di sociologia. Non ho finito, ma ho sospeso tutto per riposarmi, per rinfrescarmi vicino a te, respirando
il tuo respiro. Alessandra Costanzo è la nostra Ernesta Valle, questa nobildonna milanese che prende le vesti di un'attrice importante che ha fatto tanto per la televisione, per il cinema. Un'emozione tratta da questo epistolario che ci immette un po' nel nostro passato e ci fa rivivere questo amore clandestino ma appassionato. Appassionatissimo, alcuni momenti devo dire che in lettura ho detto che audacia però, perché se consideriamo che sono passati più di 100 anni da queste lettere, veramente che audacia, che modernità diremmo oggi. Indubbiamente è un invito a nozze, avere la possibilità di agguantare, sebbene per sprazzi di lettere, un personaggio così interessante che ha fatto parte vivissima della scena culturale di una Milano veramente in grandissimo splendore. Siamo dalle parti del ballo Excelsior, l'inizio secolo straordinario dove tutto sembrava possibile, cose, avverbi che oggi è difficile usare, e quindi proprio un fascino incredibile. E poi, perché diciamoci la verità, parteggiamo sempre per le storie d'amore. È vero, ma poi anche perché questa donna in fondo non è soltanto una bella donna, ma è anche una interprete del pensiero letterario di De Roberto, lo consiglia, lo accudisce dal punto di vista strettamente, ecco, legato alla sua arte, quindi anche una consigliera, una compagna di vita a tutti gli effetti. Ma perché parliamo di una signora nel cui salotto è passata l'intelligenza di quel periodo, quindi parliamo di una signora che ha avuto a disposizione, ha parlato, si è confrontata con tutti gli autori che in quel periodo circolavano. Appunto, ricordiamoci che Milano era anche la sede delle case editrici più interessanti che c'erano all'epoca, quindi aveva perfezionato, educato il proprio gusto. Parliamo già di una signora che nasceva bene e che quindi aveva frequentazioni letterarie già, diciamo, nella sua formazione, ma poi aveva acquisito una particolare sensibilità, aveva cesellato, io direi addirittura, queste sensibilità sue. Infatti lei scrive bene, leggendo le sue lettere noi vediamo che ha lei stessa facoltà di restituire emozioni. Mi coglie un senso di indicibile sgomento di fronte a questo tuo silenzio così prolungato, così strano. Che cosa succede? In che cosa t'ho dispiaciuto? Era tanto dolce la ripugnanza mia a chiederti il favore che con tanta gentilezza e premura m'hai subito accordato. Ora risento profondamente la vergogna della mia supplica. E se non fossi la misera disgraziata che sono, subito rimanderei quanto ti debbo per poter più liberamente chiederti ragione di un silenzio incomprensibile ed in questo momento veramente crudele. Sara, curatrice di questo volume insieme al marito Enzo, un De Roberto innamorato, davvero inedito rispetto alla figura austera dei Viceré. Sì, e quindi che sconvolge l'immagine che avevamo di questo severo scrittore, questi medaglioni terribili del suo capolavoro, e invece ci rivela un amante appassionato, travolgente, e anche tenero, in un universo, perché non è solo un epistolario d'amore ma anche di letteratura.
Eh sì, perché c'è uno spaccato della Milano di quei tempi che è davvero vivacissimo e ci restituisce un po' di quel periodo anche culturale. E poi anche una visione di questo De Roberto un po' diversa da come ce l'ha sempre riportato Benedetto Croce, con quel distacco anche un po' misogino. Invece qui è davvero un uomo appassionato, un cultore della bellezza femminile. Sì, e il giudizio di Croce è stato veramente quasi una pietra tombale per lo scrittore, che però adesso risorge in tutta la sua ricchezza. Diceva Croce che non faceva battere il cuore nell'intelletto, invece ecco, bisogna vedere che i battiti di cuore si desiderano. E poi anche un, appunto, insieme a Renata, come lui la chiamava, Onuccia, era diminutivo di Femminuccia, sono due protagonisti del Novecento. Anche lei era una donna colta, raffinata, e loro è veramente un romanzo epistolare, e insieme appunto ci immette in questa vivacissima Milano dei caffè letterari, dei salotti, dei grandi teatri, la Scala, delle grandi case editrici, i Treves, dei giornali come il Corriere della Sera, la Lettura, una città vivacissima proprio in cui l'intelligenza italiana si riuniva. Renata mia, Renata mia, Renata mia, lasciami gridare il tuo nome adorato, è il solo modo di esprimere la gioia che mi hai data in questi giorni. Come mi hai fatto felice, quante cose mi hai dette, quante, quante. Ogni giorno una lettera, sempre più bella, più dolce, più grande. È vero che mi mancarono per tanto tempo, ma quasi quasi io preferirei... No, adesso, ma che dico? Non so, mi confondo. So una cosa soltanto, che sono contento, contento, contento. Lessi la tua lettera di ieri. Dopo averti riveduta, rincontrata alla posta, tardi, a notte fatta, sul punto di chiudere la giornata che tu hai voluto festeggiare, la lessi, la rilessi. Sono andato a rileggerla stamani alla villa, dinanzi al cielo, nel punto più alto di quel giardino dove tu sei stata, con lo spettacolo della città indorata dal primo sole sotto di me. Che giornata meravigliosa. Salvatore Tringali, fascinoso attore netino, è già molto bravo e soprattutto calato nella parte di questo De Roberto davvero appassionato. Qual è la sensazione nel leggere queste lettere che comunque riportano indietro nel tempo, ma in una passione, in un sentimento che è sempre attuale, quello amoroso? Assolutamente, la sensazione è entrare nella vita privata di un grande autore siciliano, conoscere un po' il retroscena di un personaggio così famoso, che uno lo immagina, no, magari più chiuso nei suoi libri, e invece qui conosci anche le sfumature, i sentimenti veri, l'amore, la rabbia a volte che viene fuori dalle lettere. Quindi è questo il particolare, ecco, entrare nella vita privata di questo grande autore. Quando lo scrittore davvero dalla carta passa ad avere anima e soprattutto sangue nelle vene, possiamo dire. Assolutamente, sì, è questa la sensazione. Zero Nove TV, Sicula Web Television.